È iniziata, signori, è qui, la stiamo vivendo, è iniziata la settimana che ci accompagnerà al fischio d'inizio di Juventus-Inter, poi va bene, lo sappiamo, c'è ancora la pausa nazionale, anzi stasera l'Italia gioca una partita importantissima e da quanto ho letto non è nemmeno convocato Berardi, quindi dovranno un po' modificare la formazione che ha fatto molto bene con la Macedonia, ma di questo magari parleremo domani. Io stasera non avrò nemmeno la possibilità di vedere la partita in presa diretta, ma sicuramente me la andrò a recuperare, così come dovranno recuperare alcuni giocatori della Juventus che non sono ancora convinti e sicuri di poter scendere in campo nel big match contro i nerazzurri. Signori, l'altro giorno all'interno dei video che vi ho portato qui sul canale in compagnia di Davom e del critico abbiamo citato più volte, anzi Davom ha citato più volte quella partita con lo United in cui poi Allegri è andato a tirare indietro i remi dalla barca nell'ultima stagione che aveva allenato la Juventus prima dell'esonero. Ed effettivamente quella è stata una partita giocata molto bene dalla Juventus con un risultato molto bugiardo e secondo me in quella stagione Allegri è andato veramente ad estremizzare la sua idea. E per capire questa cosa basta banalmente guardare il numero di gol segnati nelle stagioni precedenti e i gol segnati nell'ultima stagione di Allegri con Cristiano Ronaldo. La Juve ha vinto, se non stravinto, quel campionato, però poi dal punto di vista offensivo è venuto a mancare quell'apporto che invece c'era stato negli anni precedenti con i vari Tevez, Morata, Dybala, Higuain, Mandzukic, e invece con Cristiano Ronaldo quei numeri non sono stati rispettati, segno che la Juve aveva tirato un pochettino indietro la gamba dal punto di vista offensivo. E dato che quest'anno siamo partiti con una certa idea, con una certa volontà, cioè quella di pressare in avanti e cercare di recuperare il pallone negli ultimi metri per facilitarci il gol, e secondo me questa cosa è venuta molto molto bene nelle prime partite ed è stata poi accantonata, se non per pochi minuti ripescata dentro le partite, ma ancora troppo poco post Sassuolo, e abbiamo analizzato quella roba lì all'interno dei due video che vi ho portato la settimana scorsa. Oggi voglio fare un focus ancora più specifico nei confronti di due giocatori chiave della Juventus, che sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Perché se nelle prime giornate Chiesa e Vlahovic si erano portati a quota 4 gol a testa, dopo Sassuolo nessuno dei due è andato più in gol. Anzi, nessuno degli attaccanti della Juventus, escluso Milik, è andato più in gol post Sassuolo. Ovviamente Ken c'è andato, ma gli sono stati annullati dei gol. Quindi significa che non vanno considerati all'interno del conto generale. Fatto sta che la Juventus da quel punto di vista ha perso i gol degli attaccanti e, come dicevamo nei video della settimana scorsa, è praticamente impossibile andare avanti un'intera stagione cercando di far overperformare i giocatori che non sono soliti segnare, perché se a un certo punto il difensore, il centrocampista, l'esterno non ti va in gol magari dal calcio d'angolo, magari dalla mischia, hai bisogno per forza di cose dei gol degli attaccanti. E allora cerchiamo di capire che cos'è cambiato esattamente partendo da Dusan Vlahovic, perché poi su Chiesa credo che ci sia un dato molto più clamoroso, su Vlahovic invece possiamo parlarne. Allora, vi spiego un attimino che cosa ho fatto. Sono andato a raccogliere tutte le partite e tutte le statistiche di quelle partite, sia di Chiesa che di Vlahovic. Questo numerino qua in alto serve a una cosa sola, e cioè è dato da questo numero qua, che è la somma dei minuti, quindi 84 più 90 più 70 bla 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 fa 401, ok? Diviso 90. Perché diviso 90? Perché i minuti in una partita sono 90. Per evitare di dire, Lecce in cui Vlahovic ha giocato 13 minuti, farla considerare una partita. Perché sennò avrei potuto semplicemente sommare le partite in cui Vlahovic ha fatto almeno un minuto e dividere per quel numero. Ma sarebbe stata una statistica storta. Quindi noi andiamo a considerare che Vlahovic post Sassuolo ha praticamente giocato 1.97 partite, perché ha giocato 177 minuti e non 180. Praticamente due partite complete, anche se ha fatto presenza in 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente dividere per 5 e dividere per 1,97 dà dei risultati differenti, e questi sono risultati più veritieri. Che cosa possiamo osservare qua? Che Vlahovic nelle prime partite, quindi fino a Sassuolo, aveva tirato 15 volte in totale, di cui 6 nello specchio della porta, realizzando 4 gol di fronte a 3 XG. Ricorderete che tra l'altro Vlahovic ha sbagliato un rigore con l'Empoli. Quindi significa che all'interno di questo rendimento di Vlahovic avrebbe dovuto fare 3 gol circa, invece ne ha segnati 4, sbagliando anche un calcio di rigore. Poi io sono sempre dell'idea che gli XG
sono una statistica un po' così, la metto per completezza. A me non piace, devo essere sincero. Ha completato ha servito due assist, uno contro Udinese e uno contro l'Empoli, Federico Chiesa contro Udinese. Ha completato 4 dribbling, ne sono riusciti 2. Ha toccato la palla per un totale di 115 volte, di cui 53 in attacco. Perché in attacco? Perché a noi non importa tanto quanto tocchino la palla in generale i giocatori, soprattutto gli attaccanti, ci importa sapere dove la toccano. Quindi di questi 115 tocchi Vlahovic 53 li ha fatti in attacco. Sono statistiche molto molto buone per queste prime partite, in cui Vlahovic appunto ha segnato 4 gol e ha servito 2 assist, quindi una media di 3.4 tiri in porta per partita, tiri totali per partita, una media di 1.3 tiri in porta, una media di 0.9 gol a partita, 0.4 assist, bla bla bla, tocca in media per ogni partita 12 volte la palla in attacco e 25.7 in totale, quindi 26. Che cosa è successo dopo Sassuolo? I numeri non sono cambiati tantissimo, devo dire la verità. È anche vero che Vlahovic dopo Sassuolo ha avuto dei problemi alla schiena, lo ricorderete, e non è stato schierato titolare per diverse partite, addirittura è stato assente. Per dire, con Lecce ha giocato 13 minuti, con l'Atalanta e il Torino ben 0, col Milan soltanto 35, poi è tornato titolare con l'Ellas Verona, per poi tornare in panchina con Fiorentina e Cagliari. Quindi Vlahovic dopo Reggio Emilia, dove ha sbagliato tanto, secondo me Vlahovic a Reggio Emilia ha fatto una brutta prestazione, è stato un po' penalizzato nel giro del titolare. Quindi dopo Reggio Emilia Vlahovic ha tirato 10 volte in totale, di cui 3 in porta. Al fronte di un XG di 0.9 non ha mai fatto gol, quindi aveva magari overperformato tra virgolette, 4 gol al fronte del 3 XG, e qua invece underperformato assolutamente. Non ha servito assist, ha provato il dribbling una volta e gli è riuscito contro il Cagliari, ha toccato la palla 71 volte, di cui 47 volte in attacco. Quindi se andiamo a vedere i tocchi in attacco di Vlahovic pre Sassuolo e post Sassuolo, da questo punto di vista non ci sono delle grandi differenze, 11.9 contro 11.5, bene o male, la palla in attacco la tocca lo stesso numero di volte, la tocca molto meno in generale, 25.7 contro 17.3. Il fatto magari può essere dato probabilmente perché Vlahovic, appunto, come abbiamo visto, non sempre parte titolare o non sempre ha giocato, quindi magari entrando in situazioni in cui il risultato può essere ancora in bilico, la Juventus deve ancora segnare, si può essere più predisposti a ricevere la palla in area di rigore perché ci può essere un forcing. Fatto sta che Vlahovic in attacco la palla la riceve praticamente come prima, ma non riesce a convertire come prima. Dribbling non è la specialità della casa di Vlahovic, quindi sorvoliamo, così come l'assist. Dal punto di vista invece dei tiri in porta, tira la metà in generale, perché 1-3 contro 0-7 in porta, da 3.4 tiri a partita siamo passati a 2.4. E quindi da questo punto di vista vediamo che Vlahovic è stato meno utilizzato, ha toccato la palla in attacco praticamente lo stesso numero di volte, tira molto meno, tira la metà delle volte in porta e tocca meno il pallone. Questo è il riassunto generale di quello che è accaduto a Vlahovic pre-Sassuolo e post-Sassuolo. Quindi minore lucidità, ma anche minore occasioni per andare a convertire. Non è stato lucido quando aveva magari la possibilità di far gol, come contro il Milan, dove ci sono state delle occasioni comunque per Vlahovic, o come contro l'Hellas Verona. Nelle altre partite invece praticamente non ha avuto la possibilità di fare gol, e invece nella prima parte della stagione Vlahovic era molto caldo. Basti pensare alla partita con la Lazio, per esempio, in cui fa 3 tiri in porta, 2 gol, 0-6 d'XG, 2 reti. E quindi questa è un po' la fotografia su Vlahovic. Non ho altro da dire, sono numeri che si commentano abbastanza da loro. Su Chiesa invece vi dico che ho un dato clamoroso e andiamo a vederlo insieme. Allora, sempre stesso ragionamento, 4.47 contro 4.10. Prima di Sassuolo-Juventus, compreso ovviamente Sassuolo-Juventus, Chiesa aveva in media 2.2 tiri a partita, di cui 1.1 in porta, aveva un expected goal di 0.3 e ha segnato 4 gol. Scusate, un expected goal di 1.2 ha segnato 4 gol.
una media di gol di 0,9 a partita, una media altissima che va fuori da quelle che sono le statistiche di Chiesa, che in media segna tipo ogni 4 gol, ogni 4 partite un gol, ogni 3 e mezzo un gol, una roba del genere. Aveva dribblato 22 volte, quindi una media di 4,9 a partita, e gli era riuscito 9 dribbling, praticamente 2 dribbling riusciti a partita. Aveva toccato la palla 180 volte, e una media di 40 tocchi a partita. In attacco ne aveva fatti 117, una media di 26,2 a partita. Praticamente post Sassuolo, Chiesa ha toccato la palla 169 volte, una media di 41,2 a partita, quindi è cresciuto il numero di volte che Chiesa ha toccato il pallone post Sassuolo in generale dentro una gara. In attacco invece ne ha fatti 98, diminuendo le volte che l'ha toccata in attacco. Quindi se Vlahovic invece ha mantenuto quel dato, Chiesa ha toccato più volte la palla ma più lontano dalla porta. Cosa significa? Che Vlahovic, che è la punta, il riferimento, comunque rimanendo in quelle zone lì la palla in attacco gli è arrivata, a Chiesa meno, ed è dovuto abbassarsi per andare a toccarla di più e farsela dare, perché non arrivava più con la stessa frequenza. In porta ha tirato 5 volte su 15 tiri, praticamente Chiesa tira di più. Se prima di Sassuolo tirava 2,2 volte a partita, ora tira 3,7 volte a partita, quindi quasi il doppio dei tiri, ma se prima beccava la porta 1,1 a partita, adesso la becca 1,2. Quindi tira il doppio ma la porta lo becca lo stesso numero di volte. Che cosa può significare questo? Andiamo avanti. Perché Chiesa non ha segnato, non ha servito assist né prima né dopo. Da questo punto di vista Chiesa non ha modificato niente, ma sui dribbling abbiamo secondo me la risposta che stiamo cercando, perché Chiesa ha provato il dribbling 8 volte, quindi 2 volte a partita contro i 5 di prima, e ne sono riusciti 3, quindi lo 0,7 contro i 2, un terzo. Chiesa dribbla decisamente di meno. Vi do un altro dato che per fortuna mi ero salvato prima di Sassuolo, e quindi ho la possibilità di confrontarlo. Allora, prima di Sassuolo-Juve, Chiesa era il giocatore della Juventus con più dribbling effettuati e riusciti all'interno della rosa, con 7. Infatti, come potete vedere, sono 9 comprensivi di Sassuolo, ve ne sono usciti 2. Ok? Oggi Chiesa, dopo Lecce, Atalanta, Milan, Hellas Verona, Fiorentina e Cagliari, quindi altre 6 partite, ha un totale di dribbling riusciti di 12. Significa che ha dribblato decisamente di meno. Oggi, per darvi un'idea, il giocatore con più dribbling riusciti nella Juventus era Rabiot, con 16. Al secondo posto abbiamo Miretti con 13. E al terzo posto abbiamo Chiesa con 12. Quindi Chiesa oggi è il terzo giocatore della Juventus per dribbling riusciti. E se prima Chiesa era quello che in assoluto ne faceva di più, ecco che ora invece sono i centrocampisti. Segno che la Juventus in questo momento sta orbitando un po' più bassa rispetto a prima. Questo credo che sia proprio un discorso di altezza della squadra. E se Chiesa dribbla di meno e tira di più, ma in porta la becca praticamente uguale, ma segna anche di meno, secondo me c'è un solo motivo. Chiesa è un giocatore che per riuscire con efficacia a crearsi l'opportunità deve per forza di cosa puntare l'avversario, saltarlo e tirare. Poi non è solo quello, e possiamo vederlo banalmente dalla doppietta che ha fatto in nazionale con la Macedonia. Il primo gol è un gol che nasce dall'intelligenza anche di Chiesa di beccare la palla di prima da fuori area, quindi giocare anche dentro il campo. Invece il secondo è un gol alla Chiesa. Palla larga, lui si allarga, prende la palla, cerca di accentrarsi dribblando l'avversario e tira in porta, calcio in porta. Questo è Federico Chiesa. Quindi secondo me questa situazione è venuta a crearsi anche dal fatto che Chiesa è iniziato a partire molto più centrale, e secondo me questa cosa è determinata dal fatto che a inizio stagione, con Cambiaso nelle prime due partite, Chiesa era molto più predisposto ad allargarsi e quindi il dribbling diventa più efficace sull'esterno, per ovvie ragioni, perché in mezzo ti marcano con più attenzione e cercano anzi di portarti sull'esterno. Invece quando sei sull'esterno hai la possibilità di andare sul fondo oppure accentrarti e tirare. Quindi Chiesa ha questa peculiarità, e Cambiaso che entrava dentro il campo liberava lo spazio a Chiesa, come abbiamo visto fare con Di Marco l'altro giorno, preciso identico. Con Kostic Chiesa deve interpretare il ruolo in maniera differente, e quindi per vie più centrali.
ma non solo questo, perché comunque Chiesa anche con Empoli, Lazio e Sassuolo ha giocato con Kostic e non ha avuto questo problema. Non è solo la motivazione di Kostic, è anche la motivazione di Kostic. Non è solo l'altezza media a cui Chiesa riceve il pallone, è anche l'altezza media a cui Chiesa riceve il pallone. E poi secondo me c'è un'analisi su tutte che è quella più grande in assoluto. Se tu provi un dribbling, se ti riesce bene, bellissimo, meraviglioso, ti crei l'opportunità. Se lo vai a fallire, aiuto, attenzione, se stiamo accompagnando l'azione si creano i presupposti per una ripartenza dell'avversario. Quindi Chiesa dribbla di meno, magari dribbla di meno perché è più centrale, magari dribbla di meno perché è più basso, magari dribbla di meno perché la tocca meno in area, perché non ci arriva, perché la tocca di più, perché viene a dare una mano al centrocampo. Ma secondo me su tutte Chiesa dribbla di meno perché gli viene chiesto di dribblare di meno. Questa è assolutamente per me la motivazione. Questi sono dati secondo me molto importanti, molto importanti. Vi chiedo anche di dirmi la vostra qui sotto nei commenti, perché come sempre i dati lasciano molta interpretazione e io temo anche di tra virgolette essere inquinato, no? Perché a me tutti questi dati continuano a far pensare che effettivamente quella partita lì, dopo quella partita lì, si è chiesto ok, stop a certe cose, adesso le facciamo come prima in maniera più sicura, tranquilla. Secondo me questo è stato il messaggio che ha voluto passare Allegri alla squadra. Quindi io leggo questi dati e mi sembra che questi dati confermino la mia posizione, la mia opinione, e ho paura, tra virgolette, di essere inquinato, no? Da questi dati. Però vorrei sapere anche un po' la vostra opinione per capire se effettivamente è così o se sono caduto all'interno di un vortice, di un tifone che mi fa pensare hai ragione, guarda, i dati te lo confermano. Però a me sembra evidente questa cosa qui. E su Federico Chiesa sembra veramente assurdo, perché poi Vlahovic, ripeto, fa il centravanti, è un mestiere diverso, un ruolo diverso. L'attaccante secondo me va valutato proprio per le occasioni e per i gol che ha rispetto alle occasioni, cioè quello è come valuto l'attaccante, perché se me ne sbaglia una, vabbè, ci può stare anche clamorosa, ma se ne ha 5 e ne sbaglia 4, lì diventa un bel problema. Invece Chiesa non è un attaccante per me, non è un centravanti, è un giocatore che interpreta quel ruolo in chiave moderna ed è costretto ad allargarsi per caratteristiche, e quelle caratteristiche lo rendono un giocatore pericolosissimo, meraviglioso e fondamentale per la Juve. Ma se uno come Federico Chiesa dribbla di meno e se uno come Vlahovic tira di meno, secondo me c'è un problema, perché sono le caratteristiche principali che rendono quei due giocatori pericolosi di livello. Quindi secondo me bisogna ripartire esattamente da questa cosa qua. Ma voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.